Noi siamo muro contro muro con un hotel a 5 stelle plus col quale conviviamo benissimo e che può dire ai suoi ospiti ricchi, vedete, a Milano anche la povera gente non viene lasciata marcire sui marciapiedi. Collaborazione rappresenta fare qualcosa per cui ci si sente orgogliosi, fieri di fare, per aiutare le persone che evidentemente hanno avuto un po' meno fortuna. Cosa avete preparato oggi? Ma noi facciamo zafferano e riso alla milanese, una versione nuova del vecchio risotto alla milanese con l'eleganza, il gusto e la modernità del piatto. Il 20 dicembre del 59 frate Cecilio serviva a tavola 150 suoi ospiti. Da allora ad oggi gli ospiti sono diventati 2200 ogni giorno. Abbiamo aperto le docce, il guardaroba, il poliambulatorio dove la gente può curarsi. Tutto questo grazie alla bontà dei milanesi che al centro raccolta ci portano i vestiti, i farmaci. E questa è la storia della città, cioè Milano col cuore in mano, come dicevano, è la Milano col cuore in mano. Chi volta il cuo a Milano volta il cuo al pane, si diceva, no? Chi si gira il sedere a Milano gira il sedere al pane. Però è una città molto inclusiva in questo momento, a me fa piacere essere parte di questo tessuto sociale. Siamo diventati tutti un po' più poveri, ci sono tanti italiani. Le due etnie che ci frequentano ma di più sono i peruviani e gli italiani, il 13% e il 14%. Quindi vuol dire che dobbiamo ripensare qualcosa nel nostro modello economico perché ci sia un po' di ricchezza per tutti. Noi siamo muro contro muro con un hotel a 5 stelle plus col quale conviviamo benissimo e che può dire ai suoi ospiti ricchi, vedete, a Milano anche la povera gente non viene lasciata marcire sui marciapiedi. Per cui credo che l'eccellenza, per esempio, della moda, c'è una bellezza che noi possiamo contemplare in una sfilata, che possiamo ritrovare negli occhi contenti di una persona che magari vive nella miseria, ma in quel momento è uscita pulita dalla doccia oppure ha mangiato bene. Sono bellezze che possono mettersi vicine. Qui siamo alle docce dove le persone vengono accolte, vengono registrate perché noi ci serviamo di un sistema informatico molto importante per gestire questi alti numeri. Una volta che sono accolti affidiamo il numero della doccia dando il cambio completo, tutto quello che può servire per l'igiene personale, dalla lametta al dopobarba. Quante persone vengono qui? Qui vengono appunto 200 persone che tutti i giorni possono venire a lavarsi e farsi radersi e lavarsi i piedi. Questo è un servizio molto importante perché la pulizia e l'igiene personale non dappertutto la trovano, la possibilità di toccare l'acqua e di avere l'acqua calda. Quindi qui loro rinascono. I servizi più diffusi sono quelli della mensa. Della mensa che è ovviamente più facile trovare, ma questo è un servizio veramente importante per loro.